Guarda che roba! Ma guarda che roba sotto il pontino! Ciao ragazzi, oggi abbiamo in programma un bellissimo giro che parte da Ventimiglia, fa tutta la pista ciclabile nuova che va fino a Bordighera, da Bordighera si sale verso Sasso, Seborga e Montenero, da lì poi si sale tra Monte Carparo e Monte Caggio e poi si scende su Sanremo sulle piste di Enduro Downhill. Andiamo a vedere che giro sarà. Oggi inauguriamo la nuova ciclabile di Ventimiglia. Eccole qua le nostre bici. Ciao Luca. Ciao ciao, buongiorno. Ed anche qua a Valle Crosi hanno rifatto la zona ciclopedonale che collega Valle Crosia con Bordighera. È una giornata bellissima. Salutiamo il mare e incominciamo con la salita. Liguria ragazzi, questa è vera Liguria, autentica. Questo sentiero in piano finirà, inizierà una salita abbastanza ripida per arrivare poi a Sasso. Siamo quasi arrivati a Seborga e poi da lì continueremo ancora più o meno per 500-600 metri di dislivello. Ebbene, abbiamo passato Seborga, adesso stiamo continuando a salire su questa strada sterrata per il percorso che porterà a Monte Caggio. E qua si passa in pura macchia mediterranea, terreno, sabbia, corbezzolo. Mitico! Abbiamo visto sulla mappa che c'è un sentiero che porta fino a Monte Carpano. Non abbiamo preso conto del dislivello, non dovrebbe essere tanto lungo, però siamo in queste situazioni qua. Ci siamo fatti un pezzo di strada a piedi perché sulla mappa ci sembrava fattibile, invece visto che il cellulare non prende, ecco un limite. Comunque abbiamo dei limiti, che le dici? Sì, tanti, tanti limiti. Ah, adesso prende. Che roba qua! Guarda che spettacolo! Siamo arrivati qua sul Monte Carpano e adesso continuiamo un pezzettino in cresta e poi si scende giù, lato est, sopra Sanremo. Ne approfitto per fare un po' di pubblicità a questi posti totalmente gratuita. C'è il comune di Sanremo, bignoneoutdoor.it, rivieratrasporti.it. Bravi ragazzi, soprattutto si vede che c'è del lavoro dietro e fa veramente piacere vedere queste cose qua messe in opera. Bravissimi. Cominciamo questa up and down, andiamo a vedere com'è. Saltino, già, primo saltino, bello. La bello, guarda qua, siamo alla scoperta totale di questa up and down. Che bello, è una pista da bob. I pro qua devono venire giù ad una velocità che ragazzi
Com'è? Salto, wow. Jump like that. Qua un po' di contropendenza leggera, eccola, guarda che roba, ma guarda che roba sotto il pontino. Eccola perché si chiama up and down. Hop, hop. Occhio alla strada, entriamo nella anti-gravity. Ready? Vai, andiamo. Let's go. Let's go dancing. Woo! 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 Brivido blu, mi ho rischiato di finire fuori. Brivido blu! Ok, ok, allora la parte, diciamo, quella di enduro è finita, perché guardando sulla mappa non ho visto sentieri che da qua scendono ancora più giù. Siamo abbastanza alti, peccato che non siano sentieri che vanno giù, o che magari non sono segnati sulla mappa, ma immagino che ci siano parecchie strade private ed è anche giusto rispettarle. Ed ecco Sanremo. E per finire il giro si ritorna sulla famosa ciclabile di Sanremo per tornare a casa. Com'è andata, Luca? Grandissimo, Tiziano! Bel giro, bel giro. Giro mitico, mitico. Up and down, up and down. Up and down numero uno, sempre. 10 plus. Grandissimi, chi ha preparato quella pista lì? Ma scorrevole. Chapeau. Fantastico. In questa galleria ci sono semafori del treno. È stata trasformata in pista ciclabile e in cima sul soffitto ci sono dei pezzi di storia del ciclismo. E siamo ad Ospedaletti, bellissimo posto di villeggiatura, un vecchio villaggio di pescatori, bellissimo. Giro finito, bellissimo. Ci vediamo alla prossima. Spero vi sia piaciuto. Ciao!